Ci riferiamo a quelle che ci sono sembrate le due frasi chiave di questo atto della Giunta, ossia garantire la continuità del sostegno al segmento costituito dalle scuole dell'infanzia paritarie e al fatto che certamente si capisce, no, che noi capiamo certamente che c'è uno sbilanciamento tra la domanda e l'offerta, perché qui si danno soldi anche alle scuole private perché ritenute indispensabili al funzionamento del nostro sistema scolastico. E votiamo contro perché ci richiamiamo semplicemente all'articolo 33 della Costituzione, che chiaramente dice che le scuole paritarie devono esistere ed essere senza oneri per lo Stato. In particolare l'articolo dice che enti e privati hanno tutto il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza alcun onere per lo Stato. E se è vero che certamente nel segmento dell'infanzia c'è uno sbilanciamento rispetto alla domanda e all'offerta, mi permetto di dire che è anche vero che siete al governo di questi territori da ormai 60-70 anni e credo avete avuto tutto il tempo di trovare posti in asili pubblici per i nostri bambini. Quindi il voto del Movimento 5 Stelle è contrario. Grazie.